Quanti di voi conoscono la passiflora? È un fiore molto particolare, una pianta molto particolare. Arriva dal Sud America ed è una pianta rampicante. E dobbiamo tenere presente che questa è una pianta veramente particolare, sia per quanto riguarda i suoi fiori che ha. Viene chiamato anche il fiore della passione. Infatti, proprio perché la sua corolla rappresenta proprio la corona di spine che aveva Gesù Cristo, quindi per questo motivo l'hanno definito il fiore della passione, passiflora. Ne esistono all'incirca 500 specie di questi fiori, appartiene alla famiglia delle passifloracee. Da tenere in considerazione che è una pianta molto semplice da poter coltivare anche nelle nostre zone. Innanzitutto ha bisogno di un terreno che sia soffice, quindi un terreno che abbia una mescolanza con terriccio universale, della torba e della sabbia, in maniera tale che le radici possano andare in profondità, proprio perché la caratteristica di questa pianta è proprio che le radici vanno in profondità. Abbiamo detto che è un arrampicante, quindi come vedete dai rami ci sono proprio questi rametti elastici che si aggrappano a tutta la rete, che può essere una rete, un reticolato, e quindi si arrampicano in una maniera meravigliosa. Abbiamo delle particolarità per quanto riguarda i concimi che dobbiamo utilizzare per questa pianta. È una pianta che ha una colorazione particolare e quindi ha bisogno di azoto, potassio e fosforo. Sappiamo benissimo che l'azoto serve proprio per la crescita della pianta, il fosforo serve proprio per la crescita dei fiori e il potassio serve proprio per la colorazione che deve dare tutti i fiori. In più dobbiamo tenere presente che nella concimazione ci devono essere, oltre ai macro elementi, i micro elementi come lo zinco, il ferro, il boro e altri micro elementi che sono indispensabili per la crescita proprio della pianta. Ci sono alcune curiosità di questa pianta. Innanzitutto le proprietà che ha questa pianta sono sedative, infatti alcune specie vengono utilizzate proprio per curare l'alcolismo e anche alcuni effetti della droga. Ora passiamo a quanto riguarda il bouquet della sposa. Anche in questo caso vogliamo utilizzare questo fiore particolare delle zone tropicali per utilizzarlo proprio per un bouquet da sposa. Anche qui abbiamo utilizzato una tecnica postmodern con del silicone lavorato in questa maglia telata. In più abbiamo utilizzato degli strass sopra per dare l'effetto di lucentezza, questa catenella e alla fine uno Swarovski di quelli giganti, perché va impugnato in mezzo alle dita, come vedremo alla fine. Andiamo a collocare i fiori di passiflora. È stata posizionata una colla speciale proprio per aderire i fiori, per attaccarli, e dà il nutrimento necessario anche ai fiori stessi, quindi non c'è il problema della perdita del fiore. Li colleghiamo in maniera tale da avere un effetto particolare a questo bouquet, quindi ricordiamoci sempre i consigli per quanto riguarda il bouquet: deve essere un accessorio dell'abito, quindi abbinarlo nella giusta posizione, non solo come portamento ma anche come collocazione dei fiori, e se viene abbinato bene a tutta la trama dell'abito. Il colore di questi fiori è molto particolare, molto suggestivo anche, ha quei colori dell'acqua, del mare, il giallo, il blu, sono colori contrastanti, eppure in questo meraviglioso fiore diventano un tutt'uno e diventano anche eleganti. Un contrasto piacevole da verificare. Ecco perché in natura, poi la natura ci dà tanti consigli, tanti suggerimenti per come realizzare le nostre composizioni, i nostri bouquet, e non dobbiamo fasciarci la testa quando non riusciamo a collegare il tutto. Come vedete il bouquet sta diventando veramente particolare con l'inserimento di questi rami della passiflora. Sono stati tutti defogliati in maniera tale che abbiamo la pulizia totale del bouquet.
Allora, questi rami li abbiamo inseriti, abbiamo detto che li abbiamo tutti defogliati questi rami, in maniera tale che si possano vedere tutti i fiori, e adesso incominciamo a vedere un altro aspetto importante della realizzazione di questo bouquet che diventa magico. Se poi è un matrimonio di sera, allora questa diventerà una lampada al mio cammino.